Un'altra tragedia nel rettilineo della morte. Una donna di Buseto Palizzolo ieri ha perso la vita nell'incidente verificatosi a Custonaci. Nello stesso tratto di strada, la scorsa primavera, morirono 6 persone. Buongiorno, bentrovati. Questa è la nostra notizia d'apertura. Il servizio può partire. Un'altra tragedia lungo il rettilineo della morte. Così infatti è stato ribattezzato il rettilineo di Lentina nel territorio di Custonaci. Sulla provinciale 16, dopo il terribile incidente stradale che la scorsa primavera costò la vita a 6 persone, 3 uomini e 3 donne. Ieri un'altra vittima, Elvira Cantale di Buseto Palizzolo. Era, assieme alla figlia, a bordo di una delle 3 auto coinvolte in uno scontro per causa ancora in fase di accertamento. Le 2 donne sono state trasportate in ambulanza all'ospedale. La madre è stata ricoverata con riserva sulla vita nella tarda serata di ieri. Le sue condizioni sono precipitate e i medici si sono dovuti arrendere. Nell'incidente sono rimaste ferite altre 3 persone. Per estrarle dagli abitacoli ridotti ad ammasso di ferraglia è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. 3 le auto coinvolte, una Fiat Uno, un Opel Mokka e una Giulietta. La dinamica ora è al vaglio dei carabinieri e della polizia municipale che hanno eseguito i rilevamenti. Lo scorso mese di marzo, sempre nello stesso tratto di strada, le vittime furono 6. Nello scontro frontale tra un Doblò e un Alfa Romeo furono spezzate via 2 famiglie. Gli eredi di una delle persone decedute, assistiti dall'avvocato Fabio San Martano, presentarono una richiesta di risarcimento danni al libero consorzio comunale di Trapani, imputando la causa dell'incidente alla mancata manutenzione della strada. Oggi però non hanno ottenuto alcuna risposta. Ed ora una breve pausa, torniamo tra pochissimo. Multe a raffica alle Egadi. Nel mese di agosto i carabinieri di Favignana, impegnati nei controlli in mare, hanno elevato sanzioni per 20.000 euro. È crisi irreversibile se non si interviene. L'onorevole Cristina Ciminnisi interviene sulla crisi del comparto vitivinicolo, sollecitando un incontro con il presidente della regione Renato Schifani. In migliaia a Piazza Vittorio, a Trapani, continua il premio Saturno. Durante la serata di ieri è stato ricordato Gregory Buongiorno. Poi la musica dei 40 che ballano i 90 ha regalato una serata spettacolare. La manifestazione andrà avanti per tutto il fine settimana. Arriva un nuovo corso di laurea. Al Polo Universitario di Trapani sarà attivato il corso di Sistemi Agricoli Mediterranei. Emozioni da vivere, domani il Trapani debutterà in campionato, questo ovviamente è il titolo di sport, contro il Ragusa. In conferenza stampa, mister Alfio Torrisi ha presentato l'avversario. Il quartiere ebraico tra presente e passato. Trapani ospitava una delle 3 comunità di ebrei più grandi in Sicilia. Ne parleremo nell'approfondimento delle 14:20, dedicato ad una delle zone più cariche di storia del centro storico della città, appunto la Giudecca. Ancora ben trovati. Multe per 20.000 euro sono state elevate nel mese di agosto dai carabinieri di Favignana impegnati nei controlli in mare a Egadi. Vediamo il servizio. Sanzioni per un importo complessivo di 20.000 euro sono state elevate dai carabinieri di Favignana impegnati nei controlli in mare, soprattutto durante il mese di agosto, quando si registra una maggiore presenza di turisti che noleggiano natanti o prenotano escursioni in barca nell'arcipelago delle Egadi. I servizi di pattugliamento marittimo svolti giornalmente nello specchio di acqua antistante le isole minori ha portato al controllo di oltre 70 unità da diporto ad uso commerciale e all'elevazione di 15 multe. Gli illeciti amministrativi hanno riguardato violazioni al codice della nautica da diporto, al regolamento di sicurezza per la nautica e alle ordinanze dell'autorità marittima competente. Diverse le sanzioni relative al noleggio abusivo, come per esempio l'imbarcazione battente bandiera polacca con armatore e comandante italiani, che avrebbe svolto attività di noleggio senza titolo omettendo di presentare denuncia all'autorità competente. Altre sanzioni hanno riguardato natanti utilizzati per il noleggio che non avevano i requisiti richiesti per espletare questa attività, irregolarità nelle dotazioni di bordo e infrazioni commesse in mare come manovre pericolose eseguite vicino ai bagnanti o la distanza dalla costa inferiore a quanto consentito. I carabinieri inoltre hanno eseguito una serie di salvataggi di bagnanti, soprattutto turisti, che hanno rischiato di annegare.
L'onorevole Cristina Ciminnisi è intervenuta sulla crisi del comparto vitivinicolo chiedendo al presidente della regione Schifani di incontrare subito gli operatori del settore. Abbiamo un servizio. Il presidente Schifani incontri al più presto gli operatori del comparto vitivinicolo siciliano. Lo esorto ad accogliere il grido d'allarme che si è levato nelle scorse settimane e che non ha ancora trovato ascolto. Esordisce così la deputata regionale trapanese Cristina Ciminnisi nel comunicato diramato oggi. La parlamentare del Movimento 5 Stelle è tra i firmatari della richiesta d'incontro con il presidente della regione, sottoscritto il 12 agosto scorso da deputati, sindaci di ogni orientamento politico dei 25 comuni della provincia di Trapani, cantine sociali, organizzazioni sindacali di categoria, centrali cooperative, ordini professionali e associazioni di viticoltori. Le ragioni dell'urgenza e le preoccupazioni del comparto sono state sintetizzate nel documento, che avanza anche proposte su come affrontare la crisi economica che si è abbattuta sul mondo vitivinicolo, in particolare quello legato alle cooperative sociali. Il settore, ha ricordato Cristina Ciminnisi, è stato messo in ginocchio da circostanze avverse concomitanti, le piogge devastanti autunnali e primaverili, gli eccessi termici di luglio, la peronospora, gli aumenti di carburanti, concimi, antiparassitari ed energia elettrica. Una congiuntura sfavorevole mai attraversata dal settore. Non è più tempo di tergiversare, sono sempre le parole della parlamentare regionale che si è soffermata sulla necessità di avviare un confronto per poi decidere a partire dalla piattaforma di proposte cristallizzate sul documento comune. La Ciminnisi ha quindi rimarcato l'urgenza dell'incontro con il presidente Schifani, sottolineando come un pezzo importante dell'economia della Sicilia occidentale sia sulla soglia di non ritorno. Per la parlamentare del Movimento 5 Stelle, tardare ancora potrebbe significare la chiusura di tante piccole imprese agricole e attività familiari che rischiano di veder vanificato il lavoro di anni e di finire sul lastrico. Una perdita del reddito, ha concluso Cristina Ciminnisi, che potrebbe tradursi in una vera e propria bomba sociale. GAL Pesca Trapanese ha avviato l'inizio del processo di pianificazione ed elaborazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo nel settore della pesca per il periodo di programmazione 2024-2026. Vediamo il servizio. Nell'ambito dell'attività di animazione socio-economica, il GAL Pesca Trapanese sta lavorando intensamente per coinvolgere attivamente gli attori pubblici e privati dei 10 comuni del territorio, che includono Trapani, San Vitolo Capo, Erice, Valderice, Mazara del Vallo, Custonaci, Misiliscemi, Petrosino, Marsala e Paceco. Dall'11 al 15 settembre un programma di incontri che mira a promuovere una copianificazione dal basso, garantendo una partecipazione inclusiva. La regione siciliana ha infatti annunciato nei mesi scorsi un investimento di quasi 21 milioni di euro destinato a promuovere un'economia blu sostenibile nelle aree costiere. Questo finanziamento non solo contribuirà alla crescita della comunità di pesca e acquacoltura dell'isola, ma sosterrà anche l'equilibrio tra l'attività di pesca e la conservazione degli ecosistemi marini. L'Assessorato regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea ha lanciato un avviso pubblico rivolto ai gruppi di azione locale della pesca nell'ambito del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura per il periodo 2012-2027. Questo offrirà ai GAL Pesca l'opportunità di proporre entro il 20 settembre strategie di sviluppo locale con un forte orientamento partecipativo, concentrandosi sulla valorizzazione delle risorse umane, sociali, culturali e ambientali nelle comunità locali. Ed ora una breve pausa, torniamo tra poco. In migliaia a Piazza Vittorio, a Trapani continua il premio Saturno. Durante la serata di ieri è stato ricordato Gregory Bongiorno. Poi la musica dei 40 che ballano i 90 ha regalato una serata spettacolare. La manifestazione andrà avanti per tutto il fine settimana. Arriva un nuovo corso di laurea al Polo Universitario di Trapani, sarà attivato il corso in sistemi agricoli mediterranei. Emozioni da vivere, questo è il titolo di Sport. Domani il Trapani debutterà in campionato contro il Ragusa. In conferenza stampa, mister Alfio Torrisi ha presentato l'avversario.
Con la musica dei 40 che ballano i 90 si è conclusa la quarta serata del premio Saturno, la Sicilia che produce. Emozionante durante la premiazione il ricordo dell'imprenditore Gregory Bongiorno. Vediamo il servizio, vediamo le interviste. Con il talk dal titolo Ragazzi, il pesce è a tavola, la dieta mediterranea, condotto da Stefania Renda, si è aperta la quarta giornata del premio Saturno, la Sicilia che produce. Ancora un successo con una piazza Vittorio stracolma. Protagonista del cooking show per la gioia dei più golosi è stato lo chef Mirko Catanzaro. Gusto e innovazione nella sua carbonara di pesce. Abbiamo portato uno dei nostri ormai signature dish, ci accompagna da anni al nostro ristorante, la carbonara di mare, la nostra personalissima rivisitazione del piatto iconico italiano. All'interno si trova un bucatino risottato in uno zabaglione di cozze con un guanciale di totano alle erbette aromatiche. A completare il tutto per mantecare un burro acidificato, fermentato naturalmente con l'acciuga. E a dare la parte crunchy e affumicata ci aiuteranno un riso soffiato e una paprika affumicata. Il resto non posso dirlo io, sarei di parte. Tra i momenti più attesi quello della premiazione, particolarmente toccante il ricordo dell'imprenditore Gregory Bongiorno, scomparso prematuramente lo scorso mese di gennaio. Un uomo che amava Trapani e che tanto ha fatto per la città, ha sottolineato dal palco Vito Pellegrino, presidente di Sicindustria Trapani. Credo che sia assolutamente doveroso ricordare Gregory. Una persona che si è spesa parecchio per questo territorio, è riuscita con la sua capacità, con la sua caparbietà, insomma, ad acquistare credito qui in tutta la provincia e sempre più spesso è stato determinante in parecchie questioni che hanno interessato e anche di un certo rilievo, insomma, il nostro territorio. Purtroppo Trapani, con l'invenir meno insomma, di Gregory, perde una colonna portante. Io personalmente ho perso un fratello maggiore, un punto di riferimento. E sul palco del premio Saturno anche l'assessore regionale Mimmo Turano. È la Sicilia vera, quella che noi siamo abituati a conoscere, a frequentare, che ci rende partecipi di un'infinita gioia con le imprese, con i servizi, le feste che poi diventano celebrative di un anno di lavoro. E non è la prima volta che io sono qua e per certi versi ho visto anche nascere questo premio, l'ho sostenuto, l'ho accompagnato, perché è un premio vero dove si esaltano il cuore e la genuinità delle imprese siciliane e si ricordano gli amici che per questo territorio si sono spesi in maniera veramente generosa. Presente la sorella dell'imprenditore scomparso, Silvia Bongiorno, che ha consegnato il premio Saturno ai rappresentanti dell'azienda Adragna Pet Food, Vincenzo Adragna e Claudio Pappalardo. Il secondo premio della serata è andato all'amministratore della Sarco SRL, Antonio Spanò. A consegnare il premio il patron del Trapani Calcio e Trapani Shark, Valerio Antonini. Abbiamo costruito le basi. Adesso ci vuole un'annata di vittorie per portare il calcio in Serie C e il basket in Serie A. Sono molto ottimista, le squadre sono pronte, hanno fatto un ritiro entrambe importante, c'è grande attesa, domenica iniziamo il calcio, il basket dobbiamo aspettare qualche settimana, ma io sono molto molto concentrato, determinato, i ragazzi hanno capito che c'è un'annata veramente importante davanti, non possiamo sbagliare. Quindi non resta che gridare, forza Trapani! Forza Trapani, avete sentito che bel urlo hanno fatto tutti i presenti stasera, quindi la città è molto ben coinvolta in questo progetto. Voglio sentire solo un bel forza Trapani, vediamo se ci avete la voce. Forza! Bene, ci siamo! Giochi di luce e fuochi d'artificio hanno accompagnato la musica dance dei 40 che ballano i 90. La piazza è letteralmente esplosa. Tutti a ballare e cantare sulle note che hanno accompagnato un'intera generazione. Veramente i fenomeni siete voi che avete realizzato un capolavoro. Come dicevo poco fa, live 20 anni, non è semplice mantenere questo appeal, no? Questo upgrade sempre alto. Quindi complimenti, state facendo un lavoro pazzesco. E grazie, perché per noi è un grandissimo onore stare qua con voi.
Viva... Non è la prima volta per voi a Trapani? No, non è la prima volta, però ritornare è sempre un piacere. Ci sentiamo a casa, casa, Trapani è casa. Questa sera, in occasione della penultima giornata, sono in programma i talk dal titolo Il Made in Sicily sulle tavole dell'isola, con la presentazione del sondaggio Demopolis e il cooking show a cura dello chef Pino Maggiore. A partire dalle 22.30 si balla con la musica di Giaca and the Elimians e il one night show della DJ Woman Claudia Giannettino. Il premio Saturno chiuderà i battenti domani. Il programma di domenica prevede il talk dal titolo La multifunzionalità dell'impresa di pesca, il cooking show a cura del maestro panettiere Giuseppe Martinez e le ultime premiazioni. Il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali dell'Università degli Studi di Palermo ha lanciato un nuovo corso di laurea triennale in sistemi agricoli mediterranei presso il Polo Didattico di Trapani. Vediamo. Il nuovo corso di laurea triennale in sistemi agricoli mediterranei è coordinato dal professore Salvatore Labella e si concentra sull'importanza delle produzioni primarie, vegetali ed animali. Il nuovo programma di studi introduce mezzi tecnici innovativi per sostenere le colture tipiche dell'agricoltura siciliana. Il corso mira a creare nuovi itinerari e ad introdurre colture adattabili al cambiamento climatico in Sicilia. Il piano didattico comprende materie di base come chimica, biologia, fisica e botanica, oltre a specializzazione nell'agronomia e nelle coltivazioni erbacee all'aperto. Viene data poi particolare attenzione alla produzione animale, con un'ottica di sostenibilità e filiera, comprendendo tutti gli aspetti, dalla produzione alla commercializzazione. L'obiettivo è formare professionisti capaci di sviluppare strategie di adattamento per le colture agrarie nel clima caldo-arido del Mediterraneo, seguendo i principi dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Adelaide Carista, presidente dell'associazione studentesca Vivere Ateneo, nel commentare il nuovo corso di laurea ha sottolineato l'importanza di migliorare i servizi e l'accoglienza per i nuovi studenti, affinché l'università diventi un punto di riferimento per la città di Trapani ed il territorio circostante. Carista ha quindi suggerito l'introduzione di nuovi corsi, come quello dei sistemi agricoli mediterranei, per arricchire l'offerta formativa al Polo Universitario di Trapani, fornendo agli studenti una migliore conoscenza dell'agricoltura e focalizzando il piano formativo sulla specificità del territorio siciliano, al fine di evitare così la fuga di talenti. Il conseguimento del titolo di dottore in scienze agrarie junior permette di partecipare agli esami di Stato ed iscriversi all'albo dei dottori agronomi e forestali, riconoscendo una figura professionale già presente nel territorio. Offre poi l'opportunità di carriera sia nel settore pubblico che in quello privato. Al chiostro di San Domenico andrà in scena Il ricordo che se ne ha, spettacolo che rientra nel cartellone del Luglio Musicale Trapanese. Vediamo. Un altro evento dell'Ente Luglio Musicale Trapanese è pronto ad affascinare il pubblico al chiostro di San Domenico a Trapani, con il doppio appuntamento di stasera alle ore 20 e lunedì alle ore 22. Ritorna nel cartellone del Luglio Musicale, ma in versione open air, l'opera da camera In un atto, Il ricordo che se ne ha, una creazione che unisce musica e drammaturgia per raccontare una storia vera, tratta dai romanzi autobiografici della giornalista trapanese Mari Zaddan. Il ricordo che se ne ha nasce dai miei due libri che sono stati pubblicati nel 2017 e nel 2020 ed è una memoria autobiografica che racconta una storia di una famiglia italiana, come 20.000 famiglie italiane in Libia, che è rimasta in Libia fino al 1970, fin quando poi c'è stata la rivoluzione e il colonnello Gheddafi ha mandato via tutti gli italiani. Ma questa storia torna ancora indietro e inizia a parte dagli anni 20, dagli anni 25-28, e racconta proprio come questa famiglia, che è un po' l'emblema di tantissime famiglie che hanno vissuto lì e che hanno operato lì e che hanno lavorato lì, e ha dipanato la propria vita in un mondo e in un luogo che è stato un luogo felice di questa bambina, di questa ragazzina che è diventata adulta e che poi ritorna indietro e ricorda questo suo passato felice. Torniamo nel mese di settembre dopo aver girato un po' in l'Italia, veniamo da una trasferta a Fiesole che per la verità è stata nel mese di dicembre e ritorniamo con il ricordo che se ne ha all'aperto, al chiostro di San Domenico, quindi con una versione anche diversa e un po' ridotta rispetto al passato, e torniamo con gli stessi attori, gli stessi
musicisti e pensiamo di riportare, di riproporre questo nostro lavoro che comunque ci ha dato tante soddisfazioni e anche avuto discreto successo anche in altre parti d'Italia. Lo riportiamo qui perché vogliamo proprio riproporlo e raccontare di nuovo questa storia di questa vita trascorsa in Libia e un po' di questa storia nostra dell'Italia, che del colonialismo in Italia, questa storia che fa un po' da parallelismo fra una storia personale e una storia con la S maiuscola. La riportiamo qui perché pensiamo che abbiamo capito che è anche un lavoro che ha interessato molto, ha interessato il pubblico, ha interessato anche il pubblico giovane, e per questo noi vogliamo riproporlo al Chiostro di San Domenico. Gli appuntamenti su Telesud per questa sera alle 19.40 e poi in replica alle 22.40 trasmetteremo il nostro magazine, mentre domani, domenica 10 settembre, trasmetteremo alle 20.30 e poi alle 23 in differita l'incontro tra il Trapani Calcio e il Ragusa. L'incontro è valevole per la prima giornata del campionato di Serie D. Adesso una brevissima pausa e torniamo con lo sport. Domani finalmente il debutto del Trapani in campionato. Al provinciale arriverà il Ragusa nella prima giornata del girone I di Serie D. Attese tante presenze allo stadio. Mister Torrisi in conferenza stampa ha presentato l'avversario e si è soffermato sul girone. Vediamo. È un'emozione forte, diversa, qualcosa di bello sicuramente. Emozione per quello che è riuscito a creare il presidente attorno a questa squadra, attorno a questa città, ed emozione perché sicuramente, come ha detto prima il presidente, si parla di 4.000 presenze domani per una partita di Serie D, quindi questo alza ancora in più l'asticella e il nostro senso di responsabilità verso la piazza e verso la società. Quindi un'emozione bella da vivere. Anche perché quest'anno, a differenza degli altri, abbiamo un obiettivo importante da raggiungere e siamo una squadra che tutti fino ad oggi hanno dato come la candidata principe per vincere questo girone. Quindi le emozioni sono forti e belle e devono essere durature per tutta la stagione. Ragusa è una squadra con giocatori forti per la categoria, ben allenata. Ha fatto un ottimo precampionato, fare 4 gol al Catania non è un caso. Vincere a Siracusa e passare il turno di Coppa non è un caso, è una squadra ben organizzata con un direttore sportivo che è un vecchio lupo per questa categoria, l'ha anche vinta, e quindi siamo in guardia, siamo attenti perché è una squadra come tutte d'altronde da non sottovalutare. Questa è ancora più difficile perché sotto l'aspetto mentale gioca anche l'aspetto che è la prima partita, è la prima, le emozioni sono tante, la voglia è importante sia da parte nostra che da parte loro. E quindi siamo attenti, però siamo anche sereni perché abbiamo fatto una buona settimana, l'abbiamo preparata con la squadra nei minimi dettagli e quindi cercheremo di ben figurare e di portare un risultato positivo a casa. Il campionato di Serie D Girone I è un campionato complicato a prescindere dal singolo avversario. Nel complesso ci sono alcune partite che hanno un coefficiente di difficoltà per il profilo logistico. Alcune per l'agonismo, alcune per la qualità tecnica e qualitativa di una squadra, quindi io penso che tutte le avversarie sono squadre difficili da affrontare. L'avversario più difficile che possiamo incontrare nella nostra strada può essere il Trapani stesso. Noi abbiamo tutte le carte in regola per fare bene, abbiamo tutte le carte in regola per fare un campionato da protagonista, dobbiamo concentrarci solo e esclusivamente su di noi, rispettando tutti, sapendo che e consapevoli che verranno tutti a vendere cara la pelle, però ne abbiamo la qualità e la forza sia mentale che fisica per cercare di fare il massimo ogni partita. Scopriamo un nuovo scorcio legato al passato della città di Trapani, quando convivevano in armonia ebrei e cattolici. Andiamo a vedere il quartiere della Giudeca. Questo è anche l'ultimo servizio per oggi. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona giornata ed un buon weekend. Il servizio è di Chiara Conticello. Vediamo. A Trapani esisteva un quartiere ebraico che si trovava tra via Giudecca e via degli Ebrei.
Oggi quasi dimenticato, il quartiere della Giudecca fu abitato da tantissimi ebrei. C'era una delle tre comunità più grandi in Sicilia, quasi 2.000 ebrei su un totale di 8.000 trapanesi. Il primo nucleo ebraico si insedia in città intorno al 79 d.C., dopo la distruzione del Tempio di Gerusalemme, ma è tra l'827 e il 1072 che nacque ufficialmente la prima comunità ebraica trapanese. A Trapani gli ebrei lavoravano il corallo, tessevano e tingevano la seta, pescavano e trattavano il tonno, lavoravano il ferro o erano dei muratori. Ovviamente tra di loro c'erano anche avvocati, politici, insegnanti, giornalisti e addirittura il primo diplomatico ad aver ottenuto le credenziali di ambasciatore. La loro storia a Trapani però non ebbe lunga durata. Nel 1492 gli ebrei furono espulsi e mandati via dalla Sicilia per mano dei sovrani spagnoli Ferdinando e Isabella di Castiglia. Ma a lasciare la città furono solo gli ebrei più poveri, perché quelli più ricchi praticarono una falsa conversione alla religione cristiana. Nonostante siano passati tantissimi anni, la presenza della comunità ebraica è ancora viva in città. Rimangono infatti le vie, alcuni cognomi e un edificio, il Palazzo della Giudecca, che fu edificato dalla famiglia Sala tra la fine del 1300 e l'inizio del 1400. Nel 1485 l'edificio fu sede di una scuola superiore e dopo la cacciata degli ebrei, nel 1492, il palazzo diventò possesso della famiglia Ciambra, a cui si deve l'architettura che si può notare ancora oggi. Il bugnato a punta di diamante, un grande portale e finestre ricche di cornice e colonnine. Tra le caratteristiche principali poi anche una torre laterale, che sembrerebbe essere una delle cinque torri raffigurate nello stemma della città. Secondo alcuni, Palazzo della Giudecca fu anche la sede della principale sinagoga a Trapani, ma non esistono prove certe che confermino ciò. Un'antica sinagoga, però, è collocabile all'angolo tra Via Giudecca e Via degli Ebrei, che successivamente fu trasformata in Chiesa del Gesù, dove i padri domenicani si stabilirono per poco più di un decennio. E proprio lì vi è ancora una piccola lapide in cui è rappresentato il Santissimo Sacramento e che veniva utilizzata per esporre il nome della chiesa in cui si sarebbe svolta l'adorazione eucaristica prolungata, le cosiddette 40 ore. Ancora oggi desta curiosità ai tanti che, per caso, si ritrovano a passare per quelle vie, adesso abbandonate, ma che una volta erano il fulcro di una Trapani non più esistente.